Uedì, Gemma si dispera dietro Latino sarcastica chiede l'intervento del medico. Quella che è andata in onda martedì 28 marzo è stata l'ennesima puntata di Uomini e Donne quasi totalmente incentrata su Gemma e Silvio. A intromettersi nel tira e molla tra la dama e il cavaliere del trono over, è stata una Tina in gran spolvero. L'opinionista, infatti, ha attaccato Galgani senza mezzi termini, costringendola ad abbandonare lo studio in lacrime. Il siparietto che l'opinionista ha regalato ai telespettatori, si è concluso con la sua sarcastica richiesta dell'intervento di un medico che potesse soccorrere la disperata torinese. La vivace frequentazione tra Gemma e Silvio, ha riacceso l'antipatia di Tina nei confronti della 73enne, dopo averla risparmiata per mesi, la sua ultima vittima preferita è stata Pinuccia della Giovanna. Ultimamente Cipollari ha ricominciato ad attaccare Galgani per qualsiasi cosa faccia o dica. Quando ha saputo che la torinese non si è concessa avventurato nonostante l'avesse anticipato una settimana prima. L'opinionista ha perso le staffe e ha iniziato a sparare a zero sulla sua storica antagonista. Pressata dagli attacchi e dai continui riferimenti della vamp al suo passato amoroso. La dama del trono over ha abbandonato lo studio e si è rifugiata dietro le quinte. Maria De Filippi ha informato Tina dell'uscita di Gemma e le ha dato il permesso di raggiungerla per un nuovo faccia a faccia. Per circa mezz'ora, dunque, Tina ha regalato ai telespettatori un siparietto fatto di battute sarcastiche. Critiche e prese in giro a Galgani, il tutto mentre quest'ultima piangeva nel backstage. Nel vedere Gemma disperata l'opinionista di Uedì ha chiesto l'intervento di un medico, la romana si è messa personalmente alla ricerca di un dottore. Dopo averlo trovato, lo ha portato nella stava dove c'era la 73enne in lacrime. La protagonista del trono over si è rifiutata di essere visitata dicendo, «Io sto benissimo. C'è una cura per le brutte parole che mi ha rivolto». Cipollari ha continuato ad inveire contro la dama ricordando alcuni dei cavalieri con i quali ha vissuto notti di passione. Quelle che ha negato a Silvio dopo oltre un mese di conoscenza. Lascia stare Giorgio, con lui era un'altra storia. Facevamo l'amore, non sesso. Lo vuoi capire, ha sbottato Gemma nel corso della puntata che è andata in onda il 28 marzo. Tina è rientrata in studio chiedendo ufficialmente alla redazione di recuperare le immagini dei sì che Gemma ha detto negli anni. Comprese le frasi provocatorie che ha rivolto ad alcuni suoi corteggiatori. Le anticipazioni della puntata che Maria ha condotto lo scorso 26 marzo fanno sapere che gli addetti ai lavori hanno realizzato questo filmato e che tutto il pubblico presente l'ha visto. Il cast dei Troni Over Classico, dunque, ora è in pausa, le prossime registrazioni sono fissate per l'1 e il 2 aprile. Quindi fino al weekend non trapeleranno spoiler sul dating show. Tra sabato e domenica, comunque, Lavinia Mauro farà la sua scelta, è stata la stessa tronista ad annunciare la sua imminente decisione tra Corvino e Campoli. Anche se ancora non è chiaro se avverrà nel corso delle prime riprese previste per questa settimana oppure il giorno dopo. Dopo Federico Nicotera, l'altra storica protagonista della versione giovani di Uomini e Donne sta per lasciare la poltrona rossa dopo oltre 6 mesi, i fan sono quasi certi che la preferenza della ragazza ricadrà su Alessio il Biondo. Ma qualcuno non esclude che a spuntarla sul filo di lana potrebbe essere Alessio il Moro.